Questa è 8 News. Allora, parliamo delle due manifestazioni che si sono svolte in contemporanea nel pomeriggio a Napoli. Nessun incidente, almeno nel pomeriggio. Manifestazioni indette, l'una da diverse settimane, quella dei militanti di estrema destra aderenti al movimento di Casa Pound in piazza Carlo III. Almeno 2-3 mila le persone che hanno partecipato con pullman provenienti non soltanto dalla Campania ma anche dal resto d'Italia e da alcuni paesi del nord Europa, e l'altra quella degli attivisti del movimento antifascista, che si è svolta invece a piazza Cavour, contrariamente alle attese, doveva svolgersi secondo ordini della questura a piazza del Gesù, circa un chilometro di distanza tra le due, ma non ci sono stati per fortuna contatti. Il dispositivo della questura ha retto comunque. Allora andiamo con ordine, andiamo a vedere com'è andato il corteo di Casa Pound, dove per noi c'era Marcello Curzio. Piazza Carlo III a Napoli, parte il sit-in di Casa Pound, un sit-in caratterizzato nella mattinata da alcuni episodi molto discutibili, ma come vedete alle mie spalle un concentramento in prevalenza di giovani per protestare contro il carovita e la scelta dei poteri forti legati al governo Monti. E questo infatti il filo conduttore della manifestazione nazionale indetta da Casa Pound qui a Napoli. Ma ascoltiamo le ragioni del perché di questo happening a Napoli dalle parole del coordinatore nazionale Gianluca Iannone. In Italia c'è chi gioca a fare l'inquisitore, insomma, cioè, purtroppo è una situazione a mio avviso drammatica, no? Perché c'è chi si arroga il diritto di decidere chi può parlare e chi no. Quindi è facile parlare di democrazia quando tutti quanti dicono le stesse cose. Noi siamo comunque venuti qui a Napoli proprio perché Napoli è una delle città più importanti d'Italia. Noi crediamo nell'appartenenza ad una comunità, quindi per noi Milano, Bolzano, Palermo, Napoli, Roma, Cagliari, cioè sono tutte città che fanno parte appunto di una comunità, di una nazione chiamata Italia. Vi definiscono i fascisti del terzo millennio, quanto c'è di vero? Ma noi crediamo che il fascismo abbia fatto tanto per questa terra e vogliamo avere la libertà di poterlo dire apertamente, senza, appunto, senza dogmi, senza maledizioni o altro, perché è la storia che lo dice. Al sit-in di Casa Pound in piazza Carlo III a Napoli, Massimo Abatangelo, una figura storica della destra partenopea. Soltanto un atto di solidarietà di fronte a una dichiarazione di un incosciente quale il sindaco di Napoli, perché così facendo aizza soltanto l'odio, e io sono storie che ho già vissuto, gli anni 70, gli anni 80, quando si facevano gli opposti estremismi e c'è stata una stagione di sangue, di massacri e di stragi, e molti su questo si sono arricchiti. Credo che sia la riproposizione della stessa situazione. Stiamo a consumare un'altra volta un rito che sa di antico, ma un rito che non ha più senso assolutamente. Rispetto alla drammaticità della crisi finanziaria, rispetto alla realtà in cui le due ali opposte allo schieramento politico, l'estrema destra e l'estrema sinistra, sono contrari al governo di unità nazionale, c'è ancora chi, a partire dal sindaco di Napoli, invece di preoccuparsi di cose più serie, tipo lo scandaloso ingaggio a Vecchioni, si mette a invocare la discriminante antifascista nella città. E allora queste erano le voci di dentro del sit-in, del presidio che si è tenuto in piazza Carlo III a casa, per quanto riguarda Casa Pound. Vi dicevamo, oggi non ci sono stati incidenti, non ci sono state tensioni, per fortuna il dispositivo della questura di Napoli ha retto perfettamente. Questa mattina invece le tensioni ci sono state. Tutto è cominciato in particolare quando i carabinieri in via Don Bosco hanno fermato un furgone di Casa Pound con striscioni e bastoni. I militanti della destra a quel punto hanno reagito, sono partite cariche e i militari hanno chiamato rinforzi e sopraggiunto un reparto della Celere in assetto antisommossa. Un attivista è stato fermato in quel caso e allarme, anche se già alcuni giorni la questura aveva vietato i cortei in città. Alla fine ci sono stati alcuni scontri, dei contatti abbastanza veementi tra le due parti, 3 gli attivisti che sono rimasti feriti, un poliziotto contuso, un altro militante poi è stato portato in questura, dunque 2 quelli identificati e ascoltati nella sede, nel palazzone di via Medina.
E poi 700 sanpietrini, piccoli blocchi, ricordiamo, di basalto utilizzati per realizzare il lastricato stradale, sono stati invece trovati durante una serie di controlli che i vigili urbani hanno messo in atto proprio in occasione delle due manifestazioni. Gli agenti hanno trovato la maggior parte dei sanpietrini nascosti tra gli alberi in via Guglielmo San Felice. È stato riempito un intero furgone, pensate, dell'azienda Asia. Allora, ci spostiamo sul fronte opposto. Abbiamo sentito le voci di Casa Pound, come si è svolta la manifestazione, ce l'ha raccontata Marcello Curzio, lo stesso Marcello Curzio che poi si è spostato a circa 700-800 metri di distanza, ha raggiunto Piazza Cavour, dove è andata in scena la manifestazione anti, diciamo, manifestazione Casa Pound, quella degli attivisti di sinistra, dei movimenti studenteschi, quelli riconducibili per la gran parte al movimento antifascista. Vediamo. E Piazza Cavour, l'altra piazza del sabato dei sit-in a Napoli, appena 800 metri da Piazza Carlo III, la sede del raduno di Casa Pound. Qui a Piazza Cavour invece si sono dati appuntamento i centri sociali, i disoccupati, i precari, ma anche i comitati antidiscarica. A dividere le due piazze via Foria, la una delle strade principali del centro storico di Napoli, ma soprattutto la strada dove alcuni anni fa, nella metà degli anni 70, fu uccisa Yolanda Palladino proprio in uno scontro tra opposti estremisti. Siamo qui in questa piazza a testimoniare la nostra presenza per protestare contro, io credo che sia vergognoso che una città medaglia d'oro per la resistenza sfilino persone, se così lo vogliamo chiamare, che si richiamano al fascismo, al razzismo, al nazismo. Come si fanno a non sostenere le ragioni dell'antirazzismo, dell'antifascismo in questo momento dove c'è una gravissima sospensione dei diritti? Stare in piazza significa proprio rivendicare il diritto ad esistere che qualcuno ci vuole limitare, insomma. In piazza perché questo è un paese antifascista, è un paese che ha fatto della sua storia un tutt'uno con i diritti delle persone, con le leggi sulle differenze, con l'ospitalità e l'accoglienza. Le persone che oggi vogliono manifestare in questa città sono persone che in qualche maniera rifiutano le differenze, se la prendono coi deboli, rifiutano, voglio dire, quella che è stata la nostra Costituzione, per cui una presenza non violenta ma determinata, radicale in questa piazza era necessaria. Anche i precari bros in piazza qui per dire no al fascismo e al razzismo. Certo, sicuramente sempre in piazza come in altri momenti contro il fascismo, il razzismo e il sessismo, perché pensiamo che sicuramente Casa Pound e blocco studentesco si rifanno al periodo nazista, infatti festeggiano il compleanno di Hitler, quello di Mussolini, per cui sicuramente non sono i nostri valori e sicuramente saremo ora e sempre antifascisti. Anche l'AMP in piazza per dire no al fascismo. Sì, oggi credo che questo sia un successo politico. Napoli ha dimostrato pacificamente che non vuole i fascisti e gli squadristi nella propria città. La risposta è stata eccezionale da parte del sindaco, delle istituzioni, di tutta la società civile, dei partiti e dei movimenti. Questo dimostra che c'è un'intera città che non ha dimenticato che si è liberata da sola dal nazifascismo e che non vuole gruppi che non si riconoscono nella nostra democrazia e nella nostra Costituzione. E allora abbiamo chiuso il cerchio delle due manifestazioni a cui abbiamo dedicato lo stesso identico spazio, tutti i militanti che sono scesi in piazza portando le loro idee, urlando i loro slogan nella maniera più democratica e pacifica possibile, così vorremmo che si realizzassero tutte queste manifestazioni, le idee vanno portate in piazza, non c'è motivo per acuire delle tensioni, per inneggiare l'odio, soprattutto non c'è motivo perché queste cose confluiscano in violenza che non hanno alcuna ragione di esistere. La cronaca: oltre 1000 giovani di estrema destra arrivati da tutta Italia con auto, bus e treno in piazza Carlo III a Napoli per la manifestazione indetta da Casa Pound. Altri 700 giovani di estrema sinistra hanno presidiato piazza Cavour, aderenti ai centri sociali nel centro di Napoli, per manifestare contro l'iniziativa. C'è stata attenzione, ma ecco il reportage di Enzo Perone.
Un po' di tensione ma nessun contatto con le forze dell'ordine al sit-in di Casa Pound in piazza Carlo III a Napoli. 2000 dimostranti, 20 pullman da tutta Italia, 3 giri intorno alla piazza, cori, striscioni, fumogeni colorati. La manifestazione dei giovani di destra si è svolta tra sventolini, bandiere e proteste contro il signoreggio e il governo delle banche. Non avevano l'autorizzazione ad iniziare un corteo ma hanno tentato, fermandosi in più angoli della piazza, di convincere gli agenti a lasciarli uscire dal perimetro. Garbate ma inflessibili le risposte, come da precise disposizioni. In piazza a governare l'ordine pubblico c'era il vicequestore vicario di Napoli. Tra i manifestanti anche Luigi Rispoli, presidente del Consiglio provinciale di Napoli, Marco Nonno, consigliere comunale del PDL, Michele Florino, ex senatore della Repubblica. Nei giorni scorsi il sindaco De Magistris aveva manifestato il suo non gradimento per cortei di giovani che si ispirano al fascismo. Separati da numerosi filtri delle forze dell'ordine che avevano chiuso tutti gli accessi, 500 manifestanti della rete antirazzista e antifascista, aderenti ai locali centri sociali, disoccupati organizzati, riuniti sotto la sigla Precari Bros, hanno improvvisato un contro sit-in in piazza Cavour, senza che vi fosse anche lì alcun incidente. A Napoli si sono tenuti due presidi, quello di Casa Pound e quello della rete antifascista. Molta la tensione, ma fortunatamente nessuno scontro, nonostante in mattinata fossero stati diversi i sequestri di bastoni che avevano lasciato pensare che la situazione sarebbe potuta degenerare. Sentiamo in apertura il servizio di Davide Schiavon. I tanto temuti scontri tra le fazioni di estrema destra di Casa Pound e i ragazzi dei collettivi di sinistra e dei gruppi di disoccupati organizzati alla fine non ci sono stati. A piazza Carlo III, dove il questore Merolla aveva autorizzato il presidio di Casa Pound, circa 2000 giovani di estrema destra provenienti da tutta Italia e anche dall'estero si limitano a girare intorno alla piazza, accendendo qualche fumogeno, esponendo striscioni contro il governo Monti e lanciando qualche slogan. Socializzazione, Casa Pound Italia per la rivoluzione, autarchia. Il discreto concentramento delle forze dell'ordine schierate ad ogni angolo ha impedito il diffondersi del corteo. I militanti di Casa Pound, dopo un breve discorso in piazza, sono poi saliti sugli autobus intorno alle 18 per fare rientro a casa. Il bilancio della giornata napoletana dei gruppi di estrema destra è tutto in pochi numeri. 30 mazze di legno e 30 bastoni di plastica sequestrati in mattinata dalla polizia, stipate su un camioncino Casa Pound fermato in via Don Bosco. In occasione del sequestro ci sono state anche leggere cariche della polizia, due persone in stato di fermo e un poliziotto contuso. A poche centinaia di metri dal presidio Casa Pound, i giovani della rete antifasciste e altre sigle riconducibili ai disoccupati napoletani si sono radunati in presidio a piazza Cavour. Presidio pacifico, anche in questo caso massiccia la presenza di poliziotti in assetto antisommossa. Una giornata che, comunque, viste e considerate le premesse, si conclude dal punto di vista dell'ordine pubblico nel migliore dei modi.